La lettura e la musica possono avere effetti benefici sulla salute, sulla psiche e sulla crescita dei bambini. Se ne è discusso in una tavola rotonda a Palazzo San Giacomo, condotta dalla giornalista Donatella Trotta, a cui hanno preso parte il pediatra Paolo Siani, l'esperta musicale Elisabetta Garilli e l'assessora alla scuola del comune di Napoli, Maura Striano. Una forza esplosiva, perché noi sappiamo tutti che la musica fa bene agli adulti. Un adulto che ascolta musica è più concentrato, è più allegro, ha un umore migliore e fa anche sport meglio. Non sapevamo, fino a pochi anni fa, che fa bene anche ai bambini, ma ai bambini molto piccoli, già a 6 mesi, il bambino interagisce quando ascolta musica. Ma quello ancora più straordinario è che fa bene al feto, cioè al bambino quando sta ancora nella pancia della mamma, che già a 6 mesi interagisce con la musica che sente dall'esterno e riconosce la voce della mamma già al 3° mese. L'iniziativa è inclusa nella 7ª edizione del festival Il mondo salvato dai ragazzini, che ha per titolo Ferite, feritoie e fughe fantastiche. Gianni Rodari diceva: la mente è una sola, ma la sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. Un'orchestra suona insieme. Non ci può essere una voce discordante, uno che fa quello che gli pare. È un progetto che punta sulla lettura precoce e sull'accesso alla musica come linguaggio e come strumenti per far crescere i bambini. Noi stiamo lavorando da molto tempo sottolineando quanto i primi 1000 giorni di vita siano fondamentali per la crescita dei bambini, ma quanto all'interno di questi 1000 giorni ci debbano essere delle esperienze significative e importanti, e la lettura e la musica sono due esperienze fondamentali proprio per favorire i processi di crescita dei bambini. Quindi dobbiamo cercare di portare all'interno di tutti i contesti educativi questi strumenti e questi linguaggi.